Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Adesso vi faccio vedere cosa siamo noi. Cosa siamo noi? Siamo dei polli. Cioè, non ho fatto in tempo stamattina a fare il video dove ti ho detto: Steven, guarda, di Dybala me ne fregava, ma fino a un certo punto posso farne anche a meno, posso stare anche senza, ho bisogno di camminare sto giro perché so oggi te, però Bremer, per favore, Bremer, detto fatto, sei mesi a dire è nostro, arriva la Juventus, in due giorni ce lo frega. Cioè, noi siamo come quelli lì che corteggiano le fighe che un giorno gli portano il mazzo di fiori. Oh, come sei bella, amore mio, ti voglio bene. E lei fa: sì, grazie. E il giorno dopo gli porti i cioccolatini, e poi gli riporti una margherita, e poi gli porti i mazzi di fiori. Noi siamo sempre quelli che: tieni Bremer, come sei bello, tieni Bremer, il giorno dopo, come sei bello. Sei mesi a dirgli: tieni Bremer, come sei bello. Dopo sei mesi arriva uno, trac, in due giorni te la chiava. Noi siamo messi uguale. Beh, sei mesi a portargli i fiorellini, come sei bello, pu, arriva un enter, trac, uteceva. Dio santo, questo era il giocatore da prendere. 25 anni, un armadio, grande, grosso, muscoloso, ottimo per la difesa 3, non doveva imparare un cazzo, la difesa 3 la sapeva già fare, poteva fare il centrale al posto di De Vrij se non c'era De Vrij, potevo metterlo al centro-destra se mancava Skriniar, con questo eri a posto, sia che rimanga Skriniar, sia che vada via, cioè questo lo dovevi prendere, dovevi fare lo sforzo, invece no, sei mesi a Purtei e Fiorellino, tieni Bremer, come sei bello, va bene, ed è dopo: ah, come sei carino Bremer, sei proprio bello, va bene, Bremer, ti vuoi mettere con me? Sì, no, forse, va bene, poi dopo sei mesi arriva uno, ti incula, tracu, faccia ve, puttana di quella maiala, di quella puttana, oh, no, questo mi tiri il culo, questa è una figuraccia, dispiace dirlo, questa è una figuraccia. Dybala, sono sincero, poi c'è chi non ci ha creduto, chi ci ha voluto credere bene, chi non ci ha voluto credere la listess, Dybala me ne fregava fino a un certo punto, questo mi tira il culo, anche perché come dicevo stamattina, non ho fatto in tempo a fare il video stamattina, è andata a rinforzare quelli là che sono già fortissimi, sono già una squadra fortissima, quest'anno partono che c'hanno fin dall'inizio sia Vlahovic sia Chiesa, hanno preso Di Maria, hanno preso Pogba, adesso vanno fuori Demiral, Milenkovic, va bene, non ti sto dicendo che Demiral fa schifo, però Bremer l'è più forte, non sto dicendo Milenkovic fa schifo, però Bremer l'è più forte, adesso non ci voglio neanche pensare che Skriniar vada via, perché insomma, con Dybala è andata male, pazienza. Con Bremer è andata male, no, pazienza. Però insomma, Skriniar a sto punto deve rimanere. Non me ne frega un cazzo allora a questo punto se il PSG arriva a 70 milioni, sbatte cazzo. Perché prima potevo dire sbatte cazzo se mi prendevi Bremer. Potevo dire, vabbè, va via uno forte, arriva uno forte. Ma se il PSG arriva a 70, sbatte cazzo. Adesso Skriniar deve rimanere, non mi interessa, deve rimanere. Che poi la Juve, che ha tutti sti soldi e la difesa da rifondare, perché comunque Bonucci, Levec, Rugani, Lescaerts, forse se ne libereranno. Cioè, non pensate che la Juve abbia finito, perché adesso la Juve è capace che ti va a prendere anche Milenkovic, così te lo mette dentro proprio tutto, te lo mette dentro. Questa è una figuraccia. Sei mesi a regalargli i cioccolatini e le margherite a Bremer, sei mesi, come sei bello, amore mio, ti vuoi mettere con me? Sei mesi a dirgli, ti vuoi mettere con me? Puri va la Juventus, uteceva in due giorni, questa è una figuraccia, mi dispiace dirlo, mediaticamente è una figuraccia,
Tana Maiala, uè. Adesso sei lì, ti devi rimettere a fare la tela da capo un'altra volta. Va bene. Allora, la difesa, se rimane Bastoni, Skriniar e De Vrij, non sto dicendo che sia una difesa scarsa, eh. Non sto dicendo che sia scarsa. De Vrij è un anno e mezzo che ogni tanto piglia delle cantonate, non è più giovanissimo, però non lo voglio far passare per brocco. Però veramente, dai ragazzi, avevamo Bremer da mettere lì, potevi vendere De Vrij o te lo tenevi da panchinaro, avevi una difesa, ragazzi, Bastoni, Bremer. Cioè, io ero qui che la gente mi diceva, e forse addirittura si prende Bremer e non c'è bisogno di vendere Skriniar. Ma madonna, dicevo io, troppa grazia Sant'Antonio, va benissimo, che bello, chi se ne frega di Dybala, sbatte cazzi Dybala, tana miseria, oh. In due giorni, non è successo un cazzo per 4 mesi, adesso in 2 giorni mi fregano, prima Dybala, e ripeto, non me ne frega niente di Dybala, e poi Bremer. Dai, Bremer no, adesso, Demiral, va bene, non sto mica qui a dire che Demiral è il più scarso della Serie A, poi magari fa bene se arriva Demiral, benvenuto Demiral, però cazzo, Bremer io lo volevo, Bremer era veramente quel... Tanto le squadre buone si fanno comprando ogni anno un giocatore veramente buono, veramente top, veramente funzionale. L'Inter del tripletta è nata così. L'Inter dello scudetto di Conte del secondo anno è nata così. Ogni anno, pim, pim, mettevi uno forte che serviva. Bremer era quello forte che serviva per puntellare la difesa. Adesso c'è gente che dice... Qualcuno dice, ah ma chi se ne frega, rimane Skriniar, sono contento. Anche io sono contento. Però ti devi comunque tenere De Vrij, che ripeto ha una certa età e ogni tanto sbanana. Dovrei prendere uno al posto di Ranocchia. C'hai sempre Di Marco e D'Ambrosio che sono due esterni adattati. Dai ragazzi, Bremer era veramente... Io quest'anno non è che volevo 50 giocatori, eh. Ne bastavano un paio fatti bene, Lukaku e Bremer, basta! Tutti gli altri sono giocatori di contorno, che se arrivano bene, se non arrivano, non è che mi strappavo i capelli, sono contento che sia arrivata Slani, per carità, va bene, che bella nuova, va bene, ma i giocatori veramente che ti facevano fare il salto di qualità quest'anno, che ti davano quel qualcosa in più che era mancato l'anno scorso, erano Lukaku in attacco e Bremer in difesa. Adesso Lukaku ce l'hai fatta, va bene, bravi tutti, Dybala era un di più, e lo dico per la 150esima volta, va bene lo stesso, però Bremer cazzo. E Inzaghi ragazzi è stato dopo la partita col Monaco a dire a tutta la stampa, stiamo spingendo una trattativa importante per un difensore, spero che si concluda bene. Ovviamente si stava riferendo a Bremer. Adesso il povero Inzaghi è sempre quello che d'estate non riesce mai a essere contento del tutto, perché un anno gli danno via Lukaku e Hakimi, l'anno dopo torna Lukaku, gli promettono Bremer e rimane col Cerino in mano. Va bene, adesso tapperemo il buco, prenderemo qualcun altro, però questa è una brutta figura. Se ti farà Inter ovviamente lo stesso, indipendentemente da Bremer o non Bremer, ma questa è una brutta figura, perché non puoi stare 6 mesi a corteggiare un giocatore, poi in 2 giorni te lo fai fottere dalla Juventus. È una brutta figura. Iscrivetevi al canale YouTube, click 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 click, seguitemi su Instagram, click 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 click, like alla pagina Facebook. Siamo stati dei polli.